benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Io sono Giuliana e come avrete intuito da questa voce nasale e cavernosa, ho il raffreddore perché volevi non finire l'anno ammalata? Non sia mai, un anno di cacca che finisce di cacca. Perfetto, io però ho deciso di non lasciarmi abbattere, di fingere che niente sia, di far finta appunto di essere perfettamente sana e di tirare dritto per la mia strada, filmando anche l'ultimo video di questo 2016. Infatti dopo questo video mi prenderò qualche settimana di meritato riposo, perché direi che ne ho proprio bisogno, e ci rivedremo direttamente a gennaio. Quindi portate pazienza, supportate questa voce da puffo quattro occhi e cominciamo con i miei prodotti preferiti di dicembre. Come sempre ci sarà cura della pelle, trucco, abiti, scarpe vari, insomma tutto quello che mi è piaciuto nel corso dell'ultimo mese. Se voi siete pronti, io direi di cominciare come sempre dalla cura della pelle. Ho soltanto un prodotto per la categoria cura della pelle da condividere con voi ed è Della Fresh, che purtroppo, come vi dico ogni volta, è un brand molto difficile da reperire in Italia. Io di solito lo acquisto o in Inghilterra o in America, non sono ancora riuscita a trovarlo in vendita neanche online, perciò se avete delle informazioni a riguardo lasciate un commento qui sotto, perché è davvero uno dei marchi di skincare che più amo in assoluto. Veniamo al mio prodotto preferito di dicembre, che è questo, il Black Tea Firming Overnight Mask. Una maschera che si tiene in posa tutta la notte. Diciamo che è un po' una via di mezzo tra una crema notte e una maschera, perché appunto prima di andare a dormire si stende sul viso, la si lascia per tutta la notte e la mattina quando ci si lava la faccia la si rimuove, però non è fastidiosa, non è appiccicosa, si stende facilmente, si assorbe in un attimo, un po' come farebbe una crema notte, ed ha appunto, va appunto a tonificare e revitalizzare la pelle e aiutare anche la sua naturale rigenerazione durante la notte. Mi è piaciuta tantissimo, ora non sentirò il profumo, ma mi ricordo e posso dirvi che, infatti non sento niente, era un'ottima profumazione, e anche la consistenza è molto piacevole perché è ricca, ma come vi dicevo non spiacevole da applicare, quindi non appiccicosa e neanche troppo lunga da far penetrare nella pelle. Se vi capita di andare in Inghilterra, fate una piccola ricerca, perché Fresh è veramente un brand che vale la pena provare. Adesso passiamo invece al trucco. Anche in questo caso non ho mille prodotti, ne ho soltanto due, ma che mi sono piaciuti moltissimo. Il primo è un fondotinta della Hourglass. Vi ho già detto in uno dei miei video precedenti scusate, che finalmente l'Hourglass è disponibile da Sephora, o perlomeno nel mio Sephora di riferimento c'è, non c'è ancora online, almeno fino a oggi, che io sappia, però immagino che sia disponibile anche in altri Sephora d'Italia. Fate un salto perché Hourglass è un brand molto molto interessante. Io cercavo un nuovo fondotinta, come vi ho detto nel mio video dedicato al Best of Beauty Skincare del 2016, per me è abbastanza difficile trovare un fondotinta giusto, perché avendo una pelle mista tendente al grasso ho bisogno che sia una giusta via di mezzo, e questo mi è piaciuto veramente tanto. È l'Immaculate Liquid Powder Foundation Mattifying Oil Free, quindi è opacizzante, oil free, quindi non va a ungere, ed ha questo effetto polvere pur essendo un fondotinta in crema liquido. Mi piace tantissimo perché è opaco ma non eccessivamente opaco, quindi non risulta stopposo una volta applicato, molto coprente ma comunque con un effetto finale naturale. Quindi credo che sia uno di quei fondotinta che potrebbero finire nel mio Best of Beauty dell'anno prossimo, perché mi sta piacendo veramente tantissimo. Il secondo prodotto per il mondo make-up invece era all'interno di uno dei miei regali di compleanno, ovvero il calendario dell'avvento di Sephora. Essendo nata a novembre, spesso mi capita che qualcuno mi regali i calendari dell'avvento, tra l'altro è un regalo che amo tantissimo, per cui amici, se siete all'ascolto, per l'anno prossimo calendari dell'avvento ben accetti. E ringrazio Bettina che invece me l'ha regalato quest'anno. Tra i vari prodotti contenuti nel calendario dell'avvento di Sephora c'era anche un blush della linea Sephora, Colorful. Non li avevo mai provati perché non mi avevano mai incuriosito più di tanto. Questo, quindi non ho scelto neanche il colore, era direttamente nel calendario dell'avvento, è il Sweet on You, e mi sta piacendo tantissimo. Ce l'ho anche in questo momento, l'ho indossato in tutto il mese di dicembre perché
visibile ma non eccessivamente intenso, abbastanza naturale, ma dà comunque quella botta di colore sulle guance che fa subito più sano e più giovane, che in questo momento più sano soprattutto è un look che vorrei tantissimo, anzi non solo un look, vorrei proprio essere più sana in generale, ma lasciamo perdere. Quindi il secondo prodotto, blush della linea Colorful di Sephora. Per finire, l'ho messo nella sezione make up perché non so mai dove inserire i profumi, scusate, Jo Malone. Questo è un regalo che mi sono fatta io per Natale ed è una delle fragranze di questo brand inglese che non so se conoscete, ve ne ho già parlato anche in altri video, io me ne sono innamorata, la mia fragranza preferita è English Pear and Freesia, però volevo qualcosa più adatto all'inverno e ho scelto questa che è Nutmeg and Ginger, quindi noce moscata e zenzero, ed è una profumazione, perché fingo di sentirla, incredibile, la sento leggermente, ma mi è piaciuta tantissimo fra tutte quelle disponibili perché appunto è, non sarò mai in grado di descrivervi una fragranza, ma come intuite dal nome, noce moscata e zenzero sono due aromi, due fragranze secondo me molto adatte al Natale e alla fine dell'anno, e quindi ho scelto però questa confezione un po' più piccola perché immagino che poi, passate le feste, avrò voglia di tornare al mio amato English Pear and Freesia. E questi erano quindi i miei tre preferiti in campo di make-up. Adesso passiamo invece alla sezione abiti, perché un po' approfittando del Black Friday e un po' col Natale, insomma, nell'ultimo mese ho acquistato una serie di cosette carucce che vorrei proprio farvi vedere. Quindi passiamo agli abiti. A dicembre sono tornata a fare spesucce su uno dei miei siti preferiti, che è ModCloth, un sito americano. Non avevo più comprato niente perché il problema con gli acquisti oltreoceano è che quando qualcosa non veste come vorremmo e quindi magari non ci piace, ritornarlo può essere molto costoso e quindi spesso finisco per tenermi anche dei pezzi che non sono proprio l'optimum. Però vado sempre a sbirciare perché di solito trovo sempre ogni volta qualcosa che mi stuzzica. E infatti a dicembre ho acquistato ben due cose, anzi tre, ma della terza parleremo più avanti, e mi sono piaciute alla follia, abbastanza semplici, ma spesso le cose semplici sono anche le migliori, quelle che indossiamo di più. La prima è questa maglia bianca in lanetta con manica a tre quarti, questi adorabili fiocchetti, una specie di piccolo spacco qua alla fine della manica, il collo è dritto, credo si dica barchetta, non sono un'esperta. Mi piace molto perché veste benissimo, mette in evidenza la vita, pur essendo bianca trovo che non allarghi eccessivamente e infatti l'ho indossata tantissimo in tutto il corso di dicembre. La seconda cosa che ho preso su ModCloth invece è, scusate, una gonna. Cercavo da un po' una gonna in velluto che mi piacesse, la volevo relativamente semplice e bam, poi l'ho vista su ModCloth e l'ho portata a casa con me. È una gonna in velluto svasata, molto molto semplice, proprio come la volevo. Spesso per me è difficile trovare delle gonne che vestano bene, ModCloth invece da questo punto di vista è quasi sempre una sicurezza, o perlomeno anche questa volta lo è stato, come molte altre in precedenza. Invece da Zara sono tornata anche ad acquistare da Zara, che per tanto tempo invece è stato uno di quei negozi dove non trovavo mai niente che mi piacesse. Invece in una botta sola ho trovato ben tre cose. La prima è molto semplice, è un vestito scozzese, un vestito di quelli fatti a camicia, leggermente svasato, comodissimo. L'ho indossato molto a dicembre perché è davvero comodo comodo. Per me è un po' corto da portare come vestito fino a se stesso, ma con dei leggings e degli stivali, la morte sua. Invece le altre due cose che ho portato a casa sono un po' più particolari. La prima è questa, un cappotto in pelliccia sintetica leopardato. Vi dico la verità, lo cercavo da un sacco di tempo, ma non ero mai riuscita a trovare niente che mi piacesse o che mi stesse semidecentemente, perché non essendo proprio filiforme, indossare uno di questi capi può farmi trasformarmi istantaneamente o in un leopardo sovrappeso o direttamente in un scimpanzé, in un orangutan gigante. Questo invece trovo che abbia la lunghezza giusta, tra l'altro è morbidissimo, caldissimo, l'ho acquistato verso
l'inizio di dicembre, se non ricordo male, comunque la prima metà, e poi l'ho indossato tutti i giorni, sempre, 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 perché è caldo, morbido, mi fa sentire coccolata e protetta, e poi anche quel tocco particolare in più che sicuramente non lo fa passare inosservato. Ce ne sono anche altri da Zara più lunghi, questo invece è, come vedete, un po' più corto, e trovo che stesse leggermente meglio su di me, però se cercate questo genere di capo, fate un salto da Zara, perché ce ne sono di proprio carini. E poi mentre uscivo dal negozio ho visto questo, ed era di nuovo un bel po' che volevo un cappello. I cappelli di solito mi stanno malissimo, però questo per qualche motivo trovo che tutto sommato non mi stia poi così male. E cercavo un cappello proprio come questo, con la tesa larga ma non dritta, perché non mi piacciono, un po' floscio. E quindi quando l'ho visto, l'ho provato, mi andava, anche perché avendo una capoccia tanta spesso i capelli non mi entrano. Questo invece mi andava, e mi piaceva moltissimo l'abbinamento anche con la giacca, questa finta pelliccia di leopardo. E infatti in dicembre, quando ha nevicato o ha piovuto o prima che nevicasse, cappello e pelliccia, bam, abbinamento perfetto. Ok, adesso passiamo alla categoria random, perché ho due cosette carucce da mostrarvi. Eccoci qua, nella categoria dei vari, come vi dicevo, ho alcune cosette carine da mostrarvi. La prima, ovvero le prime, le ho prese proprio su ModCloth. E si tratta di asciugamani da cucina con Frida Kahlo. Potevo resistere? Come dico ogni volta, qualsiasi articolo di qualsiasi genere con Frida per me è come una droga, non riesco a resistere alla tentazione di acquistarlo. Per cui mentre navigavo sul sito di ModCloth mi è capitato sotto gli occhi il reparto casa, c'erano un sacco di cosette carine, e fra queste cosette carine gli asciugamani, e quindi li ho acquistati perché appunto non sapevo resistere, e ovviamente dovevo inserirli nei miei preferiti di dicembre perché li adoro. La seconda cosa che fa parte dei prodotti vari è un regalo che ho ricevuto per Natale da una delle mie amiche, ed è stato sullo sfondo di questo video per tutto il tempo, ed è questo. Una sorta di lavagnetta retroilluminata stile cinema, con le lettere intercambiabili, per cui si può scrivere quello che si vuole. Come vedete, in questo caso io ho scritto December 2016 Faves, quindi i preferiti di dicembre. Lo trovo semplicemente perfetto per fare da sfondo ai miei video, perché ogni volta posso scrivere quello che preferisco, e devo dirvi la verità, era una di quelle cosette che da tantissimo tempo avrei voluto comprare io stessa, e poi non l'ho mai fatto perché, come vedete, sono già piena di roba. Ma devo dire, grazie a chi me l'ha regalato, grazie Sandy, mi è piaciuto tantissimo. E infatti, tac, eccolo lì. Ok, direi che ce l'abbiamo fatta, mentre la mia batteria flash, per dirmi, sto per tagliela su, per morì. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che i miei prodotti preferiti di dicembre vi siano piaciuti, vi abbiano ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace. Se vi va, condividete questo video, mettetelo tra i preferiti, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdere nessuno dei video del prossimo anno, perché ho già un sacco di cosette in mente da condividere con voi. Come vi dicevo all'inizio, adesso mi prenderò qualche settimana di meritato riposo, perché ne ho tanto tanto bisogno. Quindi auguro a tutti voi una fine dell'anno spettacolare, iniziatelo ancora meglio. Un bacio gigante, noi ci vediamo a un certo punto a gennaio, non ho ancora deciso quando, diciamo non appena mi sarò ripresa da questo anno un po' pesantuccio. Ok, non c'è altro, baci, alla prossima, ciao! Wee-hoo!